Odiate leggere libri pieni di pagine, scritte e parole? E cosa dire di quelli che parlano solo di poeti frenzonati, lunghi esili e flussi di coscienza? Dite addio ai libri noiosi, da oggi c'è un'alternativa imperdibile: Steven Universe e le Crystal Gems. Il mio terrore dei ragni mi ha sempre reso la vita difficile, mi sentivo sconfitto ed demotivato. Ho provato ogni tipo di soluzione, ma nessuna dava l'effetto promesso. Ma da oggi, grazie a Steven Universe e le Crystal Gems, pubblicato da Tunhue e in uscita il 20 settembre, mi sento finalmente libero di esprimere la mia superiorità. I ragni non sono più un problema. Ho sempre avuto difficoltà nel colpire il mio amico Lorenzo. La concorrenza propone soluzioni scomode e fastidiose, poco funzionali. Ma oggi, grazie a Steven Universe e le Crystal Gems, pubblicato da Tunhue in uscita il 20 settembre, posso colpire Lorenzo quanto mi pare. Funziona. Mi trovo pienamente soddisfatto. Lo consiglierei a tutte le mie amiche. Steven Universe e le Crystal Gems, pubblicato da Tunhue in uscita il 20 settembre, è una fonte naturale di pagine e di storie affascinanti e da oggi è senza olio di palma. Questa graphic novel sarà la prima, ripeto, la prima pubblicazione in Italia di Steven Universe, preordinabile da questo momento al link in descrizione. Ma affrettatevi, solo preordinando Steven Universe e le Crystal Gems prima del 20 settembre lo pagherete non 13, non 12, non 11, ma solo 10,62 euro! Steven Universe e le Crystal Gems, scritto da Rebecca Sugar, Jocelyn Fenton e Kristin Garland, in arrivo il 20 settembre. Ve lo consiglia anche mia nonna. Eh sì, eh.